Il docufilm dal titolo Maverick Rockers è stato realizzato da Aurelien Facente con la collaborazione, oltre che dell'associazione NAD, del Columbus Innovative Bar, delle emittenti televisive CN24.tv ed RTI. Questo film nasce dall'esigenza innanzitutto di cominciare a far uscire il nome positivo di Crotone, perché negli ultimi tempi già noi crotonesi abbiamo pianto per i nostri problemi. Mettiamoci poi che c'è stato un assalto mediatico per i fatti di cronaca che tutti conosciamo, e quindi adesso credo che da parte mia personale sia uno scatto di reazione e una ricerca della positività. Non è solo un dito del quinto, perché ci sono anche dei pezzi del festival cantati, suonati, vissuti. La sfida è stato realizzare in breve tempo un documentario che potesse presentare il festival nella sua completezza. Non è semplice, può sembrare lungo, però quando tu hai già 9 nomi nel cartellone, devi parlare di 3 giorni, ci devi aggiungere anche un passaggio di quello che si è fatto in precedenza, perché calcoliamo che stiamo parlando di 7 edizioni di un festival, anche se il film si concentra sull'ultima. Quindi il risultato finale è che quello che mi inorgoglisce di più è innanzitutto che sono uscito, almeno per chi l'ha potuto vedere, dare finalmente un'immagine dignitosa della mia città. Spero che questo possa fungere da esempio per avere una reazione sempre più positiva in quello che noi facciamo, e non solo perché dobbiamo perdere tempo attraverso le polemiche, non sono servite a niente. Adesso bisogna portare dei fatti, e questo è un piccolo fatto, perché poi comunque il film verrà distribuito in Italia e in Europa, non è uno scherzo questo. È diciamo il traguardo dell'autoproduzione.